Marco, immagino che la scelta di lasciare la televisione che con tanti sacrifici hai fondato nel 2005 non sia stata una decisione facile da prendere. Perché lo hai fatto? L'ho fatto perché, se vogliamo usare un'immagine che renda un po' l'idea, è un po' come se mi si fosse spenta la fiamma della passione, scomparso ogni stimolo, si è volatilizzato ogni interesse verso quello che è un lavoro che io svolgo da più di 16 anni. Suppongo che sia stata una decisione sofferta. Non solo sofferta, ma anche molto lunga. Penso che più o meno ci siano voluti più di 2 anni prima di prendere questa decisione. E in questi anni nei quali ho riflettuto, ho sperato, ho pianto, ho pregato molto, però non c'è stato niente da fare. I miei interessi praticamente erano andati altrove. Cosa accadrà a Fano TV dopo la tua uscita di scena e chi arriverà al tuo posto? Queste sono tutte domande che mi assillano praticamente da diversi mesi. Se da una parte era doveroso lasciare perché comunque non si poteva andare avanti così, dall'altra sentivo la necessità, l'urgenza di garantire a questa televisione comunque una continuità. Perché Fano TV io l'ho sempre considerata come una proprietà non mia, ma patrimonio di tutti. Quindi con questo spirito mi sono messo un po' alla ricerca di persone capaci, serie e soprattutto in grado di poter garantire un futuro prospero all'emittente. E poi devo dire che insomma queste persone sono arrivate. Puoi dirci di chi si tratta? I nomi non li posso annunciare adesso perché saranno loro stessi che lo faranno, si presenteranno alla città e ai telespettatori al momento opportuno. Io mi limito semplicemente a dire che Fano TV passerà in mano a persone di cui ho molta stima e che hanno fatto molto per la città. Sono uomini e donne attivi nel mondo dell'associazionismo locale. Ognuna di esse ha un forte radicamento nel territorio e ha dimostrato di voler bene alla città e a chi ci vive. Quale sarà la linea editoriale della nuova gestione? Non spetta a me dirlo perché naturalmente dal momento che sto lasciando la presidenza dell'associazione e quindi non avrò più alcuna voce in capitolo, non spetta a me dirlo. Però ho chiesto nelle riunioni passate di poter mantenere e se possibile anche migliorare tutti quei programmi, tutti quei contenuti editoriali che in qualche modo hanno contribuito a far conoscere e apprezzare anche i nostri programmi non solo a Fano ma anche nel resto della regione. Che cosa farai una volta uscito da qui? Beh, innanzitutto ci sarà una transizione che credo non durerà, non si concluderà in poco tempo, quindi rimarrò per un po' a disposizione di Fano TV come consulente esterno, visto che la gestione, diciamo, di un'emittente televisiva richiede comunque, necessita di gente esperta nel campo della comunicazione. Anche se, ribadisco, non avrò nessun tipo di potere decisionale, quindi l'ultima parola spetterà al Consiglio di amministrazione nuovo, insomma. Cosa vedi nel tuo futuro? Continuerai a fare il giornalista? Manterrò la tessera dell'ordine, questo sì, la tessera dell'ordine dei giornalisti, ma non eserciterò più la professione così come ho fatto in questi 17 anni e neanche in televisione, quindi perlomeno televisioni locali o regionali, questo lo escludo. Però ho dato la mia disponibilità per far fronte a qualsiasi necessità, perché ovviamente è inutile sottolineare che Fano TV mi sta a cuore, è un pezzo di me, è come se fosse un figlio, insomma. E quindi il mio interesse è quello che possa continuare a crescere,
a prosperare e soprattutto a svolgere quel servizio utile e trasparente ai telespettatori, così come ha sempre fatto in tutti questi anni. C'è qualcuno in particolare che desideri ringraziare? Beh, la lista sarebbe lunghissima, intanto comincio da te, per cui mi limito a un generico grazie a tutti, questo sì, dai tantissimi telespettatori che ci seguono sin dalla primissima ora, io ne conosco anche di persona, che ci seguono dal 2005 con una fedeltà incredibile e con affetto immutato, fino a tutti i collaboratori, da quelli storici fino agli ultimi collaboratori, quelli che attualmente sono ancora qui e che stanno lavorando dietro le quinte e che ritengo essere il vero valore aggiunto proprio dell'azienda. Tutti però chiaramente sono stati preziosi, fondamentali per tutto il raggiungimento degli scopi, degli obiettivi, tra cui anche, non dimentichiamolo, il raggiungimento e l'aumento della credibilità della televisione. In più occasioni sei stato tirato in ballo come candidato a sindaco di Fano. Ci sarà la politica nel tuo futuro prossimo? Assolutamente no. È vero che hanno provato a candidarmi, ma io ho sempre preferito rimanere al mio posto, mantenendo il mio ruolo di giornalista, servendo i cittadini, stando, come si dice, dall'altra parte della barricata rispetto alla stanza cosiddetta dei bottoni o la stanza del potere. Quindi niente politica. Penso di poter dire che il mio tempo invece lo investirò altrove, laddove, e qui uso una citazione, dove ho posto il mio cuore da alcuni anni a questa parte e dove sono convinto che si trovi il mio tesoro, ma con la T maiuscola. Ed è quel tesoro che mi ha convinto a seguirlo e a lasciare praticamente tutto. Quindi ciò che farò, il tempo che avrò lo dedicherò allo studio, alla Sacra Scrittura, alla parola di Dio quindi e alla preghiera. Grazie Marco. Grazie a Dio.